E questa è la seconda volta che vengo ospite a Rotary a Milano, con grande piacere, però mi sono domandato, no? Cioè, cosa mi piace di Nuoto Scani, della Toscana? Perché questa è sempre una domanda, ovviamente, che ci facciamo venendo a Milano, no? Perché Milano si trova un'ottima risposta, no? Quando parlo con diversi amici milanesi, vedono un po' la Toscana come un paradiso. Invece, quando poi si torna a casa, spesso si perdono, no? Non si ricordano tutti i punti di forza che abbiamo. E quindi mi piacerebbe capire il punto di vista del presidente del Rotary, che rappresenta un'associazione anche di valori. Ecco, cosa gli affascina la nostra terra? Beh, io dico quello che ha sempre affascinato me, diciamo. Io ho in mente il territorio, ho in mente dei punti, degli scorci, dei punti di vista di mare, di colline, di terre che cambiano colore a seconda delle stagioni. Poi ho in mente anche delle eccellenze culturali, artistiche e enogastronomiche che insomma mi danno nostalgia. Ci ripenso e dico, cavoli, siamo stati veramente bene, ci è piaciuto e abbiamo voglia di tornare. Ecco, e poi la voglia di tornare, cioè come se in certe occasioni uno lasciasse qualcosa di sé in certi incontri, in certi posti, e quello è quello che poi ti dà quel senso di nostalgia e quella voglia di ritornare. E quando a Francesco ha proposto quest'anno, ha detto, ma perché non incontriamo di nuovo Federico, parliamo di Toscana, parliamo di eccellenze enogastronomiche, eccetera, e sì, subito, ho detto subito sì, perché ci ricordavamo con nostalgia dell'altra volta, no? E questa fa sempre molto così. Quindi tu sei ambasciatore, sei veramente ambasciatore della Toscana. Un'ultima battuta, no? Milano è la città dove c'è la velocità, cioè tutto è molto veloce, ma è anche la città dove si comunica molto. Invece in Toscana c'è questa, tutto è molto più lento. Proprio anche i tempi, i ritmi della natura, della terra sono molto più forti, no? La terra impone dei ritmi e quindi probabilmente anche noi piano piano ci piace farceli anche nostri, però dall'altra parte non siamo bravi come voi a comunicare, cioè voi siete dei maestri nella comunicazione, nel design, e invece noi dobbiamo imparare da voi, ma non riesco proprio onestamente a capire, ma c'è questa differenza incredibile, è come se l'Appennino dividesse l'Italia in due sulla comunicazione, no? Perché c'è il nord che va velocissimo, addirittura comunica forse anche troppo, no? La battuta si è fatta più insieme, no? Certo, a volte si comunica più di quello che è la sostanza, no? Ecco, ma secondo te quale potrebbe essere una chiave di volta? Perché la Toscana ha bisogno rapidamente di, la parola è digitalizzarsi, ma secondo me di comunicare. E poi secondo me, e allora io per come la vedo io, il punto è lo sguardo di chi ci vive, quindi come tu guardi le cose. Cioè, secondo me il primo punto è riscoprire le bellezze che uno ha intorno. A volte io me ne accorgo per Milano, perché viene qualcuno da fuori e dice, andiamo a vedere questo, andiamo a vedere quest'altro. Ah sì, c'è anche questo, no? Cioè, a volte vivendoci uno tende a darle per scontate. Ci sono e vabbè, sono lì, c'erano prima, ci saranno anche dopo. Invece cambiando lo sguardo, tu ritorni ad apprezzarle, ritorni a valorizzarle e ti viene voglia di comunicarle. Se no, finché non te ne accorgi, le dai per scontate, sei tu il primo che non le comunica. Finché ti non le apprezzi. Eh sì, lo sguardo nuovo ti rende sorpreso, no? Quando sei sorpreso, la prima cosa che tieni in mente è di raccontarlo al tuo amico. E questo è il primo passo della comunicazione. Dopo, io sono convinto che a Milano a volte ci sia un eccesso di comunicazione, no? Quindi l'eccesso di comunicazione poi alla fine crea forse l'effetto opposto, perché non ascolti più nessuno, perché ti tappi le orecchie. Però quella mancanza lì probabilmente dipende dal fatto che non si riesce più a guardare con un occhio diverso quello che ci sta intorno. Riscoprendolo magari riparte la voglia di raccontare. La voglia di raccontare. Molto bene. Che è quello che secondo me tu per esempio ci hai sempre manifestato, no?
ma secondo me è perché tu guardi con uno sguardo diverso quello che lo ami, ma anche gli altri non lo disprezzano, lo amano anche loro, ma lo vedi, ne vedi la bellezza e ti viene voglia di raccontare. Grazie mille, grazie a te. Grazie.